7:10 di questo sabato 28 aprile, Barbara Sala e Giovanni Perria in No Stop News, è il momento della rassegna stampa. Abbiamo con noi, come sempre, Davide Giacalone. Buongiorno a te, Davide. Buongiorno, bentrovati. Allora, partiamo subito dal Corriere della Sera, apertura divisa, diciamo, tra il vertice di ieri tra le due Coree, ma soprattutto il titolo principale dedicato alla notte violenta dei due clandestini che appunto scuote Milano. Quattro rapine e un morto, una polemica politica, insomma, sembrava un po' un film degli anni 70, no? Ciò che è successo ieri. Sì, quei film sulla violenza, in Milano violenta. Sono stati episodi di violenza gravissima, c'è anche un morto, sono stati trovati i responsabili. Adesso il punto è far funzionare la giustizia, ci sono tutte le condizioni per dare il massimo della pena, nel senso che si tratta di immigrati non regolari, cioè richiedenti asilo, quindi erano ospiti, hanno fatto questo macello, ripeto, ci sono tutte le condizioni, anche la piccola entità dei furti dei loro commessi dimostrano la possibilità di dare il massimo della pena. La risposta seria alla violenza è il diritto. Piuttosto, a questo proposito, però, vi porto su un'altra parte dei giornali, una notizia sì, che arriva da Torino e delle famiglie di alcune famiglie di immigrati che hanno protestato ieri perché il Tribunale di Torino, avendo tolto ad alcuni di loro, alcune loro famiglie, i bambini, poi li vengono assegnati a delle famiglie cristiane che quindi li allontanano dalle radici culturali di queste famiglie. Allora lì bisogna essere chiari. Intanto il tribunale toglie i bambini a delle famiglie per la tutela dei bambini, cioè per la tutela dei minori. Se li toglie a quelle famiglie c'è una ragione che ha a che vedere con l'educazione, con la violenza, con l'esposizione a dei rischi cui i bambini non devono essere esposti. Quindi giustamente, nel caso in cui lo promette di correre una condizione, li toglie e li attribuisce a chi? A chi li affida? Ma li affida a delle famiglie normali, dove normali non ha a che vedere con la fede, ha a che vedere con la vita, con il fatto che vanno a scuola, che i genitori non si picchiano a casa, che non c'è gente che esercita violenza e così via. Non è un problema di religione, non è un novello caso Edgardo Mortara, chi sarà costui, tuo povero bimbo, ve lo lascio come compito a casa, ma mi raccomando non solo a Wikipedia. Il tema, questo è una di quelle questioni sulle quali mi sento di dire, se ti piace questo è il mio paese, con queste leggi, con la tutela del minore e con lo Stato laico, e se non ti piace se ne puoi anche andare. Davide, tra poco parleremo perché è l'apertura della Repubblica che mette davvero tante foto di questo incontro storico tra i vertici delle due Coree, ma c'è una situazione di stallo e di gelo anche tra Trump e la Merkel. Guarda, io credo che sia molto una cosa di atteggiamento. Merkel, governante tedesca, e Macron, governante francese, sono andati a dire sostanzialmente le stesse cose. Il piglio è totalmente diverso, il costume è totalmente diverso. È chiaro che i francesi hanno trovato il modo di un buon rapporto con il presidente statunitense, ma la sostanza delle faccende, cioè non mettete dazi sui prodotti europei, è sostanzialmente uguale. Bene, dicevamo della Repubblica che pubblica il caso della violenza di Milano in taglio basso, parla anche di politica, Renzi, accordo con il Movimento 5 Stelle, presa in giro degli elettori, Grillo contro il centrodestra. L'apertura della Repubblica è però per la Corea con quattro immagini dello storico incontro che si è tenuto più o meno 24 ore fa, ve ne abbiamo dato notizia ieri mattina. Grazie, non abbiamo altre segnalazioni. Davide, ci stai facendo anche la viabilità. La viabilità coreana. Esatto. No, questa fregola di dare subito per storico tutto, diciamo che i due governanti coreani ieri ce l'hanno messa tutta per essere a favore di telecamere e di fotografie, però mi sembra più sensato il titolo di testa del Financial Times di oggi che dice sì, pace in Corea, ma rimangono in evase una serie di domande, perché lì la questione grossa è il ruolo della Corea nel suo insieme. Se si dice Corea denuclearizzata, ma è una cosa bellissima, tutti sono d'accordo, sì, significa
che se ne devono andare anche le basi nucleari degli Stati Uniti, se la mettiamo su questo piano, ma se se ne vanno quelli rimane scoperta la sicurezza del Giappone. Non dimentichiamo che l'intera Corea è stata dal 300 per la Cina una spina del fianco, perché era una presenza giapponese, forse qualcuno ricorda nei film i Manchukuo, l'imperatore della Manciuria, ecco, riguarda proprio quell'area e quell'influenza giapponese. Vorrei che poi alla fine della fiera quelli che ci guadagnano di più sono i cinesi, quindi ci andrei a un passo dopo l'altro, perché dopo tanti missili nucleari, in un giorno la pace è un processo un po' affrettato. Al di là di quello che sarà poi, di cosa succederà nei prossimi mesi, devo dire che però la foto dei due leader che si prendono per mano e passeggiano insieme faceva anche tenerezza per certi versi, no? Assolutamente fenomenale, anche perché se guardi la quantità di foto e i luoghi diversi, hanno passato praticamente una giornata mano nella mano, cosa che naturalmente fa appunto tenerezza. Se poi pensi che sono probabilmente tra le persone più cattive al mondo adesso, a parte... Kim Jong-un, no? No? Con le sue minacce missilistiche? E poi davvero hai queste immagini di una tenerezza veramente infinita e sdolcinata. Senti Davide, andiamo un attimo sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Tregua dell'Unione Europea sui conti pubblici, questa è l'apertura. Ok, nel rapporto sul debito, prossima conferma delle stime del PIL a 1,5%, rinviato al 2019 il giudizio sulla correzione, valutazioni invariate da Standard & Poor's su rating e outlook dell'Italia. Questa tregua ci dà un po' di respiro? No, assolutamente no. Infatti è il concetto proprio di tregua sui conti dell'Italia da parte dell'Unione Europea che lo trovo profondamente sbagliato. Bisogna aggiornare le nostre teste. Non siamo nel 2011-2012, siamo all'indomani, ancora in corso, una potente operazione monetaria della Banca Centrale Europea che ha cambiato e cambia tutto. Il debito italiano, che è enorme, patologico, una responsabilità, ancora ieri la Banca d'Italia lo ha sottolineato, il debito italiano è oramai per la grande parte, quasi il 70%, dentro i confini nazionali, cioè è posseduto da banche, istituzioni di risparmio, famiglie meno, ma insomma anche italiane. Dopodiché, se tu ti vuoi continuare a mettere sulla strada che fa aumentare il deficit e il debito e ne fa aumentare il prezzo, il richiamo delle autorità dell'Unione Europea non è che è il vigile urbano che dice di qua non passi, semmai è il medico che ti dice guarda che ti stai facendo male, poi fa un po' come ti pare. Quindi va interpretato in maniera completamente diversa. Quello è un problema nostro, non un problema del fatto che qualcun altro ci richiama. La cosa impressionante, patologica, veramente che preoccupa è che al nostro interno, nella politica, poi tutte le pagine di politica, il governo di chi, con chi ci sta, chi non ci sta, di queste cose non se ne parla, si parla manco della Corea, non si parla niente di tutto questo, ma di queste cose non si parla, e quando se ne parla sembra che tutti abbiano una ricetta per risolvere i problemi italiani, un pochino più di spesa pubblica, un po' più di deficit, che è esattamente come dire all'alcolizzato un bicchiere in più e poi ce ne andiamo a letto. Davide, tra poco torniamo sui temi economici, prima però vorrei parlare con te delle cose che si trovano sulla Gazzetta dello Sport. Vabbè, a parte il big match di questa sera della Serie A, San Siro 2045, Inter-Juve solo vincere, scrive la Gazzetta dello Sport, ma si parla anche del piano per il Liverpool e niente alcol, lo sappiamo, mercoledì ci sarà la semifinale di Champions League, il ritorno, insomma Roma ancora una volta si deve blindare per la paura dei tifosi. È una cosa brutta che lo sport diventi un tema di ordine pubblico, ma questo è un tema di ordine pubblico aggravato dal fatto che nell'andata nel Regno Unito sono stati i tifosi italiani ad avere combinato un guaio grosso, di quale è bene, è giusto, speriamo tutti che la paghino. Dalla prima del Corriere dello Sport, colossal scudetto, corsa al titolo come un film, una gara si giocherà questa sera alle 20:45, Inter-Juventus toccherà poi a Fiorentina-Napoli domani, ne parleremo anche più tardi nel corso di Non Stop News, torniamo tra pochissimo. Ventitré di questo sabato 28 aprile, ultimi minuti della rassegna stampa con Davide Giacalone. Davide, questa mattina ci sono anche notizie, appunto l'abbiamo detto, di tipo economico che riguardano l'occupazione, 280.000 tecnici che le imprese non riescono a trovare, insomma è un problema per il nostro paese.
Certo, diciamo che è anche un fatto positivo, nel senso che ci sono queste opportunità. Un fatto negativo non si riescono a coprire. 280.000 è solo relativo ad alcuni settori, è una ricerca di Confindustria e si riferisce ai prossimi 5 anni, cioè a partire da adesso a 5 anni, facendo il calcolo di quelli che se ne andranno in pensione, che stanno già lavorando, che dovranno essere sostituiti, e di quelli nuovi che bisogna assumere. Dicono le imprese, non troviamo gente qualificata a quel tipo, quindi la notizia positiva è che ci sono dei posti da poter occupare. La questione è che ai giovani bisogna dare anche un sistema dell'informazione e della formazione, sapere dove sono i posti e dove ci si va a formare, in quale scuola. Quella è la vera sfida dell'istruzione in Italia, non assumere più o meno insegnanti o quanto prendono di stipendio, che sono temi importanti, naturalmente ci mancherebbe, ma la finalità, cioè formare le persone che vanno a trovare lavoro, quei 280.000 posti mancanti, posti esistenti ma con coperture mancanti, sono una denuncia di insufficienza del sistema di istruzione. Grazie Davide Giacalone, ti risentiremo domani nella nostra rassegna stampa e poi all'Indignato Speciale. A domani, buona radio a tutti. Grazie.